E ricordiamo, ha la possibilità di trasformare una serata in una magnifica serata, di far cancellare alla gente paure, problemi, scazzi, anche solo per un paio d'ore, però è una cosa magica. Ma non solo, perché il DJ è tipo uno come quei baristi che quando trova qualcuno al bancone del bar con lo sguardo perso davanti a un doppio whisky, è quello che ti fa parlare, è quello che in qualche modo ti fa tirare fuori quello che hai dentro, anche se è un perfetto sconosciuto, anche se non lo rivedrai mai più. Ma non solo sono questi i superpoteri di un DJ, tutti i DJ ne entreranno in possesso una volta diventati tali. Praticamente il DJ entro due brani, quando magari va a lavorare in qualche locale nuovo, riesce a capire soltanto guardando la pista, guardando la gente, che tipo di musica mettere. È una cosa che non si può spiegare, è una cosa che si prende sicuramente con il tempo. Ma non solo, il DJ ha anche il superpotere. Allora, mettiamo il caso che ti piaccia una ragazza in sala. Quando sei veramente un DJ, sai, anche se non la conosci, l'hai solo vista lì, tu sai esattamente cosa metterle per farla ballare e concentrarti su di lei. Oppure vedi una coppia che scazza, una coppia che è in lite, una coppia che, capisci, no? Ballano vicini ma non troppo vicini, guardano nel vuoto ma non troppo nel vuoto. E allora tu puoi fare due cose. Uno, farli riavvicinare, e in quel momento lì, soltanto guardandoli quanti anni hanno, in che modo sono vestiti e qual è il grado di scazzo, riesci a capire che canzone metterle per unirli. Oppure, se vuoi fare il balordo, metti che la ragazza interessa a un tuo amico, interessa a te, sai esattamente cosa metterli per farli staccare definitivamente, almeno quella sera. Ma non solo, c'è un altro segreto, un trucco che vi voglio dire, perché quando si fa tardi in discoteca, molto molto tardi, e la serata non finisce, la gente comincia a ballare, un altro dei superpoteri dei DJ è quello di riuscire a far chiudere la serata in tempo zero, cioè quando lo volete voi. Tipo, si può mettere un pezzo per far scatenare una mezza rissa e chiudere quindi i battenti. Ad esempio questo. Guarda, dura pochissimo, 1 minuto e 54 secondi. Però una volta messo, i primi ragazzotti un po' ubriachi incominciano a saltarsi addosso. Spingi una persona che non devi spingere, vola il primo cazzotto, finito film. Questo è un segreto segretissimo, eh. Usatelo solo se è veramente tardi. Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo. Ma ora vai con la musica che fa. Ma se volete farli cantare e divertire, mettete questa. Poporo, 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 poporo.